70-80 metri complessivamente. Che è la parte, però. È un intervento che sicuramente era necessario, perché erano molti anni che non si faceva un intervento così drastico. E gli interventi sono partiti all'inizio dell'inverno, poi quindi hanno iniziato dalla zona dei passeggi, che è quella che è un po' più sotto gli occhi della popolazione. Hanno effettuato lì degli interventi di pulizia sotto i ponti, soprattutto dove si accumulavano le ramaglie. Quindi ci aspettiamo, insomma, che quando ripartirà l'acqua lì non dovremo avere più i soliti problemi. E hanno effettuato pulizia dei rifiuti e hanno anche tagliato gli alberi che arrecavano, diciamo, che davano problemi. E poi si è passati alla seconda parte del canale. Però quando si è passati alla seconda parte si è verificato che con l'asciutta una zona, che è questa qui sotto appunto il ponticello, era particolarmente disastrata, e quindi era necessario fare interventi maggiori rispetto a quelli che erano preventivati, con costi anche maggiori e anche con la necessità di richiedere autorizzazione. Perché siamo in vincolo paesaggistico e quindi la Regione Marche doveva rilasciare queste autorizzazioni. Ora finalmente le autorizzazioni ci sono tutte e quindi hanno ricominciato i lavori. Vorrei tranquillizzare tutti per quanto riguarda gli anatidi, perché sono seguiti come sempre dall'associazione Progetto Ugo, in particolare dal dottor Curina, che è l'agronomo che ha fondato l'Oasi di fatto, e vi assicuro che sono proprio controllati a vista, e cioè ci sono diversi volontari nella zona giù in fondo, in quest'area e anche appena ai passeggi, che li controllano giornalmente, quindi dovesse succedere qualcosa, insomma, sono tutti assolutamente già pronti, compresa la Protezione Civile. Facciamo anche una previsione di tempistiche e naturalmente anche sui costi. Dunque, i costi, allora, circa 70.000 euro per la prima parte. Ora, considerando sia i costi vivi che il mancato introito per Enel Green Power, considerato che il canale in secca chiaramente non produce energia elettrica, siamo intorno ai 200.000 euro. I tempi dovrebbero essere intorno ai 30 giorni, avrebbero dovuto essere 30 giorni già finiti, ma appunto, considerati le sorprese che hanno trovato quando hanno cominciato a lavorare, ecco, pensiamo che da qui a 30 giorni al canale tornerà l'acqua di nuovo, sperando nella pioggia naturalmente.